Franca Fossati Bellani, nata a Sondrio nel 1941, il giorno in cui l'Italia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti. Sono laureata in medicina e chirurgia. Ho fatto il liceo classico a Milano, al liceo Parini, in quei tempi un grande liceo, e nel 1960 mi sono iscritta alla facoltà di medicina. Una decisione presa in 2 secondi, mentre viaggiavo sul treno Roma-Milano dopo la vacanza a Roma con i miei genitori al Pasqua di quell'anno, e dopo quella intuizione non ho mai più cambiato idea. Non è stato facile per me fare l'università, non mi sentivo mai a posto con la preparazione negli esami e ho fatto una laurea in un ambito prettamente scientifico, cioè lo studio del collagene alla microscopia elettronica. Dopo questa esperienza di tipo prettamente scientifico, volevo fare il medico. Credo che un maestro non esista, esistono tanti maestri, tanti incontri, e questi incontri possono lasciarti un seme che poi fiorisce, per esempio quello della curiosità, della critica, della cultura o di una passione. Per me è stata la passione musicale, però non ho fatto il musicista, ma la musica è sempre stata al mio fianco per tutta la vita. Senza la musica non sarei riuscita forse a esprimermi. La musica è stata per me fondamentale. È fondamentale la mia insegnante di pianoforte, con cui poi ho trattenuto una amicizia per tutta la vita. Una volta laureata non avevo la minima idea di che ambiente frequentare, e il caso e l'amicizia ha fatto sì che mi mettessi in contatto con una persona che è stata un altro magnifico incontro. C'era una borsa di studio all'Istituto di Tumori, c'erano varie borse di studio e sapevo che un oncologo, il dottor Gianni Bonadonna, cercava qualcuno per il suo gruppo, per il suo lavoro, e sono andata a conoscerlo. Un uomo pieno di energia. Il giorno che l'ho incontrato, un incontro e un colloquio che è rimasto nella mia memoria presente come se fosse l'altro ieri, e io mi sono presentata così com'era. Non sapevo fare questo, non sapevo fare quello, e forse il fatto che io fossi così, diciamo, senza barriere di infingimenti, o forse perché lui aveva bisogno di qualcuno e non riusciva a trovarlo, sta di fatto che quel colloquio andò bene. E io dal 1 gennaio del 1967 sono entrata come borsista all'Istituto di Tumori. Invito tutti i ragazzi a non avvilirsi se c'è un momento di precarietà nella propria esperienza di lavoro. Certo che bisogna essere molto disponibili a fare sacrifici, e i sacrifici si affiancano al progetto che vuoi portare avanti, anche se non sei consapevole di avere un vero progetto, hai un'idea. Non aver paura di affrontare qualche cosa che c'è al di là delle colonne d'Ercole. Cosa c'è? Chi lo sa? Voglio andare a vedere. E quindi questo è il messaggio. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Non fermiamoci alle prime difficoltà.